Tensioni ieri sera in municipio nel corso di un incontro convocato dal vice sindaco Luciano Marinucci con i commercianti per studiare le iniziative da intraprendere per il Natale. Teodoro Marini, rappresentanza degli esercenti di via Gennaro Sardi, ha lamentato la scarsa attenzione verso le attività presenti fuori dalle mura del centro storico. Per far valere le ragioni ha sbattuto sul tavolo una lettera inviata nei mesi scorsi al comune per fare richiesta delle luminarie in via Sardi e in via San Polo. Dopo aver appreso però che non c'è trippa per i gatti in quanto le luminarie saranno sistemate solo in corso video, è stato manifestato tanto sconforto da parte di Marini perché gli si sono scagliati contro i commercianti del centro storico. Le risorse del comune sono quelle che sono e la priorità è quella di abbellire il cuore della città e non altre zone dove c'è il transito delle auto come via Sardi. È stato questo il coro unanime degli esercenti del centro cittadino. Ma quello che viene a Sulmona non viene a vedere piazza Sardi o via Sambono, viene apposta per vedere il corso, per vedere il centro storico di Sulmona. Se noi vogliamo far venire questa gente, la dobbiamo far venire al centro storico. Per Teodoro Marini, i commercianti del centro storico sono come i fratelli maggiori che non tengono in debita considerazione quelli minori. Marini ha abbandonato per protesta l'incontro che è andato avanti sulle altre questioni. Riguardo agli orari della ZTL, l'opinione del vice sindaco Luciano Marinucci contrasta con quella del presidente del Consiglio Comunale Franco Casciani, che è favorevole alla pedonalizzazione totale. Per Marinucci, invece, rappresenterebbe un danno chiudere completamente il centro storico alle auto. I commercianti torneranno a riunirsi lunedì prossimo 4 novembre alle 20, sempre a Palazzo San Francesco, per definire le iniziative da intraprendere e da portare successivamente all'attenzione dell'amministrazione comunale. Il vice sindaco Marinucci preannuncia nel frattempo le manifestazioni che caratterizzeranno la fine dell'anno. Il 27 e 28 dicembre si svolgeranno serate con musiche anni 60. Il 29 è in programma un presepe itinerante che partirà da Porta Napoli per coinvolgere tutto il centro storico. Il 31, la notte di San Silvestro, verrà festeggiata con l'esibizione di DJ in piazza 20 settembre.